Sindaco Gianguido D'Alberto, non a caso ci troviamo in questa struttura che in questi giorni è un po' sulla bocca di tutti. Lo stadio Gaetano Bonolis, ci sono tentativi di arrivare ad un accordo. Gestore dello stadio, Teramo Calcio, a che punto sono le trattative? Innanzitutto oggi siamo qui perché finalmente lunedì inizia la stagione calcistica della Teramo Calcio e quindi per un augurio sentito alla società rispetto alla quale l'amministrazione comunale vuole assolutamente dare tutto il sostegno e il supporto perché ovviamente è un bene non solo della proprietà o comunque di chi gestisce questo impianto, questa struttura, ma è un bene di tutta la città. E poi ovviamente siamo ancora in una fase in cui deve essere chiusa definitivamente la questione relativa alla gestione stadio, si sta continuando a dialogare, ovviamente ci sono posizioni ancora da allineare, noi come amministrazione comunale siamo soggetti terzi, tuttavia terzi interessati, perché l'obiettivo è arrivare ovviamente prima dell'inizio della stagione sportiva o comunque prima della prima giornata di campionato da giocare allo stadio Bonolis il 23 ad un accordo che consenta veramente, fermo restando il sacrificio da parte di tutti, a garantire alla società un proseguimento ottimale della stagione, nel rispetto ovviamente dei diritti del concessionario. Ci sono alcune situazioni articolate, complesse, relative ai costi di gestione, ma come ho già avuto modo di dichiarare più volte, dobbiamo invertire la rotta, questa struttura deve essere assolutamente sfruttata in tutte le sue potenzialità. In che modo? Ma invertire la rotta. Invertire la rotta, nel senso innanzitutto tutti fare un piccolo sacrificio e venirsi incontro, quindi una questione di metodo, nella considerazione che qui parliamo di un bene che ovviamente al di là degli aspetti giuridici appartiene complessivamente alla comunità teramana e interessa il suo buon funzionamento a tutta la città. E soprattutto trovare un punto di incontro che non sia legato magari alle singole stagioni, alle singole attività sportive, ma che consenta di creare i presupposti, ripeto, per sfruttare questo impianto per tutte le potenzialità che ha, che vanno anche oltre l'attività sportiva strettamente intesa. Per fare questo, noi, per quello che ci compete come amministrazione comunale, metteremo sicuramente in campo tutti i nostri strumenti, tutto il nostro supporto, perché ovviamente dobbiamo mettere, penso, anche un punto rispetto magari a situazioni che si sono verificate nel passato e guardare avanti. Le strade sono più di una. Il sindaco di Teramo se la sentirebbe di scommettere un euro su quale alla fine sarà quella che sarà messa in atto? Guarda, ho rinunciato a scommettere. Ti dico la verità, invece più che una scommessa io continuerò a lavorare, a mettere il massimo impegno per avvicinare il più possibile quelle che sono le parti in gioco rispetto alle quali il Comune di Teramo continuerà a dare un supporto istituzionale e ovviamente anche nei rapporti tra le due figure, nell'interesse, ripeto, della comunità e della città di Teramo, che vuole questo.